Buongiorno, sono Ettore Bomparda del Politecnico di Torino, direttore scientifico di ENET RT Lab. Vorrei oggi presentarvi un po' un'idea che è stata sviluppata all'interno del consorzio INSIEL, che riguarda un modo nuovo, diverso, innovativo di fare ricerca e fare laboratori di ricerca per il supporto alla transizione energetica nel nostro paese. Quello che noi abbiamo fatto non è una classica rete di laboratori, ma è un laboratorio in rete, cioè abbiamo utilizzato la rete GAR, che è la rete internet al servizio della ricerca dell'università e del mondo della ricerca istituzionale nel nostro paese, per connettere tanti laboratori distribuiti in territorio nazionale e condividere sia le competenze, ma anche le risorse hardware e software in modo sincrono con tutti i laboratori che fanno esattamente lo stesso esperimento nello stesso momento da sedi diverse. Il concetto fondamentale che sta dietro all'idea di laboratorio in real time è quello di simulatori real time, che sono dei dispositivi di simulazione che hanno sostanzialmente una scala dei tempi tra tempo simulato e tempo reale che sta in un rapporto 1 a 1. E l'altro aspetto interessante rispetto a un computer tradizionale di questi dispositivi è che permettono di essere collegati con un mondo esterno attraverso quello che si chiama il software e l'hardware in the loop. Cioè io posso mettere dei dispositivi, sia software, dei sistemi di controllo che stanno su sistemi esterni, oppure dei veri e propri hardware, anche di potenza, un pannello fotovoltaico, una fuel cell, una batteria, collegati con il simulatore che ha al suo interno il modello di un sistema fisico realizzato in modo virtuale, cioè il modello di una rete elettrica, per esempio. E quindi il sistema fisico in qualche modo ingannato perché questo hardware collegato attraverso amplificatori di potenza è in realtà collegato al modello virtuale della rete, ma crede di essere collegato alla rete vera. Ecco, in questo, come dire, in questo contesto si comporta in modo assolutamente reale, quindi può essere sperimentato, testato, possiamo fare prove di compliance, verificare qual è il suo impatto sull'infrastruttura. Ecco, questo è un po' il concetto che noi abbiamo portato avanti. E l'idea è un po' quella che vedete, no, rappresentata qua. Noi facciamo dialogare un mondo virtuale con un mondo reale. Il mondo virtuale è quello dei sistemi di simulazione e interfacciato con questo simulatore in tempo reale che fa un po' da interfaccia tra il mondo fisico, no? Tra il mondo reale e il mondo virtuale. E poi il mondo reale fatto dagli oggetti fisici, l'autovettura elettrica con la sua ricarica, il pannello fotovoltaico, il generatore eolico, oppure i sistemi di controllo software. E ciascuno dei nodi della nostra rete che è distribuita a livello nazionale su una grande quantità di nodi, abbiamo potenzialmente 21 nodi che sono le sedi delle varie università nazionali del consorzio INSIEL. Ecco, dicevo, tutti questi nodi sono collegati attraverso una virtual private network con protocolli di rete sulla rete nazionale GAR. E quindi si crea un laboratorio che è un laboratorio grande come l'Italia, a cui tutti possono concorrere con le loro competenze e con le loro facility di laboratorio. Il primo esperimento nazionale che segue una serie di attività che ha visto l'Italia, in particolare la nostra università, protagonista e che riguardavano sostanzialmente connessioni a livello europeo con la Germania, con i centri di ricerca della Commissione e a livello internazionale con i laboratori del Department of Energy negli Stati Uniti. Questa esperienza ha portato poi anche a realizzare quello che vi presentiamo oggi, cioè il laboratorio ENET, che ad aprile dello scorso, all'aprile di quest'anno, quindi di recente, ha creato la prima cosimulazione geograficamente distribuita a livello nazionale. A questo primo esercizio, che in prospettiva coinvolgerà tutte le 21 sedi di INSIEL, hanno partecipato il Politecnico di Bari, il Politecnico di Torino, l'Università di Genova, col campus di Genova e quello di Savona, e l'Università di Napoli, Federico II.
Oltre a questi partner nazionali, per preservare il collegamento e la dimensione internazionale della nostra attività, un nodo della nostra rete nazionale è rappresentato dal laboratorio Real Time del Joint Resource Center della Commissione europea, che ha sede a Ispra. L'idea è quella di creare strumenti molto pratici, molto reali, attraverso questo dialogo tra mondo reale e mondo virtuale, a supporto dei decisori politici nella transizione con questi approcci che definiamo di tipo science-based. E anche sviluppare la collaborazione e la sinergia nazionale mettendo a sistema competenze e attrezzature disponibili su tutto il territorio. Quello che vedete qua è un po' il cruscotto della simulazione, a titolo di esempio, per capire forse meglio che cos'è un laboratorio real time, in cui vedete tutte le sedi, quindi c'è il GRC, c'è la sede di Napoli, di Torino e di Genova, che vengono collegate e ciascuno contribuisce con un modello di rete, di trasmissione e di distribuzione. C'è chi contribuisce con un dispositivo fisico, per esempio, di alleggerimento dei carichi. C'è chi contribuisce con un sistema di previsione e controllo della generazione da fonte eolica e in tempo reale tutti questi ingredienti vengono messi insieme in un grande esperimento nazionale che quindi che va da Napoli a Torino e a Ispra, quindi copre sostanzialmente tutto il nostro paese in questa prima simulazione che, come dicevo, verrà estesa a tutte le sedi. È un po' una sfida, è un po' una innovazione, direi di visione metodologica nel modo di fare ricerca sperimentale e che può prestarsi molto bene alle sfide, che sono veramente molte e impegnative, della transizione energetica a livello nazionale. Grazie.